punto numero unico emergenza. È sempre crollato il ponte Moranto, quello su Pocevera. Come è crollato? È crollato, come è crollato? Vai, vai, lo vado a chiedere perché è crollato. Filac, sia in Sì, linea. sì. Quindi pensi a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù. Erano due ulivi della Morandi. È venuto giù. Era il 1967 quando l'architetto Riccardo Morandi inaugurò il viadotto autostradale battezzato in seguito dai genovesi il Ponte di Brooklyn. Morandi progettò questa struttura non certo per una quantità di veicoli pesanti che lo attraversano ogni giorno ormai da diversi anni, ma fu progettato per un traffico veicolare tipico degli anni 70-80, dove la maggior parte dei veicoli erano privati e ogni tanto qualche camion di piccole dimensioni. Tutto il paese si chiede ora la causa, ma le cause sono tante, tante sono le ipotesi, e si cercano i colpevoli di questa terribile tragedia. Ma non bisogna e non occorre essere degli scienziati o degli ingegneri per confermare con molta chiarezza che il ponte ha collassato per troppo stress alle strutture portanti, sollecitazioni quotidiane generate da un traffico sempre più elevato di mezzi pesanti. Come ogni giorno, centinaia di tir fermi in coda per poter raggiungere il porto. Persino i bambini, che abitano o meglio abitavano sotto questa struttura, sapevano che il ponte Morandi non era più compatibile per sostenere un peso così eccessivo prodotto da migliaia e migliaia di mezzi pesanti che ogni giorno lo attraversavano per raggiungere il porto di Genova. Nonostante ciò, oggi il Movimento 5 Stelle punta il dito alla società Autostrade, denunciando la cattiva manutenzione al viadotto, ma forse dimenticando che i pentastellati affermarono un po' di anni fa la buona salute e la longevità della struttura e che quindi non sarebbe mai crollato. Thank you.
Per il Movimento 5 Stelle non era necessario costruire, progettare altre infrastrutture qui a Genova. Infrastrutture che fungessero per alleggerire il traffico sullo stesso viadotto. Inoltre afferma anche che il traffico, secondo lui, non è poi così tanto intenso da rendere necessaria un'altra struttura. Una domanda, signor Ministro, ma lo sapeva che quando sul Ponte Morandi una macchina bucava una gomma o aveva il motore in avaria, si fermava tutto il traffico, bloccava la città? Anche perché questo viadotto ha solamente una corsia per il centro città e una corsia per andare a Milano oppure nel Levante della Liguria. Tante persone che sono ancora oggi ricoverate nei vari ospedali di Genova abitano e abitavano sotto il ponte, sono sempre state contrarie alla costruzione della gronda, ma ora sono molto molto pentite e piangendo hanno detto che se ci fosse già stata, il Morandi non sarebbe crollato. E non abbiamo, e dobbiamo ancora morire così. Questa gente va fermata con l'esercito italiano, perché l'esercito deve stare con gli italiani. Se potrei parlarvi di quando abbiamo appunto chiesto di investire dei miliardi di euro non in opere inutili, ma in quella che è la salvaguardia del territorio. È pazzesco ciò che scrissero i comitati No Gronda, ovviamente insieme al Movimento 5 Stelle, dove scrivevano che in un comunicato loro sostenevano l'inutilità della gronda, rispondendo al presidente della regione di allora, parliamo del 2013, che il ponte Morandi non sarebbe mai crollato, nonostante ci furono chiari messaggi che invece la struttura era malata e non sarebbe durata ancora a lungo. Oddio! 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 Oddio santo! Oddio! Il popolo degli Antigronda accolsero questo avviso come una specie di favoletta. Una favoletta per favorire i progronda e iniziare la realizzazione. Nonostante l'Europa in quei tempi aveva già reso disponibili i primi finanziamenti per iniziare l'opera, l'opposizione la bloccò decisamente in ogni maniera. Ora è arrivato veramente il momento di dire basta. Bisogna ricostruire un nuovo viadotto al più presto, un nuovo ponte di Brooklyn, come lo chiamavamo noi, ma non per farci passare nuovamente migliaia di tir e intasare nuovamente l'autostrada. E bisogna realizzare anche al più presto, senza tanti vediamo, se mai, valutiamo, pensiamoci, facciamo degli incontri. No! Bisogna realizzare una nuova bretella lontano dalla città, la quale possa essere utilizzata prevalentemente per uso commerciale. E per i ministri che non sono d'accordo, prego loro di dimettersi al più presto possibile. Grazie. We'll be right back.
Genova da troppi anni ha subito troppe ingiustizie ed è stanca, triste e incazzata, sì, veramente incazzata. Incazzata di aspettare qualcosa di buono dai ministri, tra l'altro profumatamente pagati dalle nostre tasse. Politici che tutti i giorni li vediamo in TV litigare tra di loro, dimenticando di assicurare a noi gente comune una vita più sicura, una vita migliore. Per troppo tempo Genova è rimasta così com'era. 50 anni fa è rimasta proprio come 50 anni fa, come il suo ponte di Brooklyn, ormai spezzato, come spezzato il cuore dei genovesi e quello delle famiglie che hanno perso i loro cari.